Allora, volevo cogliere l'occasione per riordinare alcune idee in vista di questo intervento che sabato mattina terrò ad Anghiari, alle giornate culturali organizzate dalla Libera Università dell'Autobiografia. Io parteciperò a una tavola rotonda dove il titolo, l'argomento è perché si scrive, col punto interrogativo. E già partendo da questa domanda ho iniziato un po' a pensare che in realtà quando noi ci chiediamo perché si scrive, dobbiamo chiederci non semplicemente perché noi scriviamo. Non c'è soltanto la motivazione dell'io cosciente che dice quali sono gli obiettivi a cui punto nella mia scrittura. Non c'è soltanto un io padrone della scrittura, come se la scrittura fosse un mezzo, uno strumento per comunicare le proprie idee. In quel si scrive, in quella particella pronominale, noi possiamo trovare qualcosa di soggettivo. Qualcosa si scrive, qualcosa ci scrive mentre noi scriviamo. E questo è l'aspetto fondamentale della pratica della scrittura. Altrimenti noi consideriamo la pratica della scrittura come una traduzione sulla pagina scritta di contenuti mentali che sono ben chiari nella nostra mente o di emozioni che traduciamo sulla pagina, come se fosse una sorta di contenitore dove riversiamo il liquido dei nostri pensieri o dei nostri vissuti. Ma la scrittura non è questo, la scrittura è un'operazione linguistica dove noi ritagliamo quello che è dentro di noi. È vero che nella scrittura, come dice Duccio Demetrio, diamo vita alla nostra vita interiore, ma potremmo anche immaginare che senza la scrittura non ci sarebbe quella stessa vita interiore. Quindi non è che la scrittura è il luogo dove noi riversiamo la vita interiore, la scrittura è il mezzo attraverso cui noi costruiamo una vita interiore. Ecco perché quel perché si scrive lo possiamo intendere perché noi scriviamo e perché c'è qualcosa che ci scrive. Duccio Demetrio aveva citato una scrittrice che diceva: "E se non percepisci la scrittura come un respiro, allora non scrivere, vuol dire che non ne hai bisogno." È come se ci fosse una pulsione, una spinta interna a noi a emergere, a scriversi, a scriverci. In questo senso possiamo intendere la scrittura come una doppia attività. Da un lato la scrittura dell'io, dove ci vogliono delle capacità, potremmo dire dove si può anche acquisire una tecnica, e lì Duccio Demetrio assieme a Giuseppe Pontigia parlano dell'importanza, potremmo dire, di una articolazione, di una costruzione del testo. Ma il testo non è soltanto qualcosa che noi costruiamo, ma è qualcosa che ci costruisce, qualcosa che ci determina. Tant'è che Pontigia ricorda più volte che quando uno scrittore non vede l'opera d'arte come qualcosa di staccato da sé, come qualcosa che sa più di chi ha scritto, allora lì non c'è esperienza vera della creatività. È come se, lì Duccio Demetrio dice, c'è qualcosa che si stacca da noi, qualcosa si stacca da noi e diventa inchiostro. Ecco, è come se senza passare attraverso l'esperienza della scrittura noi non potessimo conoscere qualcosa di noi stessi, ma quel qualcosa di noi stessi che conosciamo non c'era prima, è la scrittura ad averlo prodotto. In questo senso la scrittura è generativa ed è generativa di una divisione soggettiva. In questo senso io direi che quello che Duccio Demetrio con tutto il suo lavoro sull'autobiografia ha promosso è un lavoro sull'inconscio. Duccio Demetrio in più momenti, in più testi, ha ricordato come la pratica della scrittura fa esistere un altro noi, un altro discorso, oltre a quello dell'io. Anzi, in sostanza potremmo dire che grazie alla scrittura ciascuno di noi può conoscere quella parte di se stesso che non è condensata dalla propria immagine, da quello che uno crede di essere, dal proprio ruolo, dalla maschera. Ecco, forse potremmo porre in effetti la dimensione personale, la persona intesa etimologicamente come maschera, e quel sì impersonale che disarticola dall'interno, che smonta dall'interno ogni nostra pretesa di assomigliare un po' a quell'io a cui vorremmo assomigliare. Invece nella scrittura noi è come se venissimo spiazzati, è come se venissimo messi di fronte a quella parte di noi che vuole scriversi come autenticità, vuole scriversi come qualcosa che rimane comunque sempre come un mistero. Forse.
credo di averlo postato, questo pezzettino di questo libricino di Duccio Demetrio. Lui dice: le confessioni, le memorie, i ricordi trovano nella scrittura una loro direzione originaria di senso, non tanto perché creano la testimonianza partecipabile, quanto piuttosto perché l'autobiografo impara di sé ciò che non poteva imparare dialogando esclusivamente con se stesso. Lo sdoppiamento necessario a conoscersi attraverso il linguaggio interno si compie laddove si realizza un duplicato dell'autonarrazione, ma per altra via. È qui che, in questo passaggio, che viene proprio lo sgretolamento dell'io, del narcisismo dell'io. Se Narciso avesse saputo scrivere, si sarebbe salvato, scoprendo che la scissione interiore ci tiene in vita e non la sua cancellazione. Gli psicanalisti direbbero la divisione soggettiva, il fatto che noi non siamo mai padroni della nostra verità. C'è sempre qualcosa che ci sfugge, c'è sempre qualcosa che ci chiama, c'è sempre qualcosa che si scrive al di là di quello che noi crediamo di scrivere. La scrittura assolve in modo egregio questo ufficio, svolto in terapia dalla presenza della figura dell'analista che accompagna il paziente verso la cura di sé. Più che verso una sempre incerta guarigione, consiste nell'imparare ad essere in due, in uno, senza più né sensi di colpa né timori allucinatori e agendo davvero e proprio scrittoio simbolico. Qui lo scrittoio simbolico, secondo Duccio Demetrio, potremmo dire che assomiglia al divano dell'analista. Questo è un primo punto che io avevo in mente, quindi la divisione soggettiva del perché si scrive dall'io che scrive e l'inconscio che ci scrive. E a me era venuto in mente tutto questo a partire da una frase di Duccio Demetrio, quando lui aveva scritto in diversi passaggi dei suoi testi che noi in realtà siamo scritti dal silenzio. Ecco, questo essere scritti dal silenzio vuol dire che noi siamo scritti da una dimensione che è assoluta, cioè assoluta, sciolta da ogni legame, che non rimanda a nient'altro. In effetti il silenzio non è come le parole, dove noi per capirle, come sto facendo anche adesso io mentre parlo, aggiungo una parola dietro un'altra parola per cercare di trasmettere un senso. Nel silenzio il gioco delle parole non riesce ad assorbire, a digerire tutto quello che è in quell'esperienza. Ed è appunto proprio quell'esperienza del silenzio che la scrittura porta attraverso la pagina nella nostra vita. Un'esperienza dove quel momento assoluto, Duccio Demetrio lo chiama l'eternità del momento presente. Sembra che abbia letto Daniel Stern o Minkowski quando parlano del momento presente, del tempo vissuto. C'è un momento sganciato da ogni altro momento, un momento dove noi siamo lì presenti a noi stessi, senza, potremmo dire, alcun obiettivo, senza alcuna meta. Quindi potremmo dire che scrivere serve non per raggiungere un obiettivo, ma, come diceva Baudelaire rispetto al viaggio, che partono, i veri viaggiatori sono coloro che partono per partire. Potremmo dire che i veri scrittori sono coloro che scrivono per scrivere, perché mentre si scrive si va in uno stato di coscienza. Duccio Demetrio giustamente parla di una dimensione, potremmo dire, quasi dissociata, una sorta di distacco, una sorta di autismo, dove noi siamo talmente presi da quell'esperienza lì che non siamo più noi a essere quelli che dirigono quell'esperienza, ma è come se la mano diventasse intelligente. A proposito di questo, la mano che diventa intelligente, qui abbiamo la dimensione della creatività. Una volta un pittore a un convegno aveva detto: a un certo punto, dopo che inizi a dipingere, non sei più tu che scrivi, ma non sei più tu che dipingi, è la mano che diventa intelligente. Sono i pensieri della mano, è come se qualcosa di automatico iniziasse a prendere la sua voce. Oltre a questo cenno sul silenzio, un altro aspetto che io volevo accennare era quello del processo primario e del processo secondario, così come l'ha descritto Freud. Potremmo dire che ci sono due movimenti nella scrittura. Un primo movimento è quello attraverso cui noi cerchiamo di tradurre il silenzio, attraverso cui noi cerchiamo di trasformare il grido delle nostre sensazioni in una domanda, il grido della nostra esistenza in un appello rivolto all'altro, in un messaggio comunicabile per l'altro. E questo potremmo dire il passaggio dal processo primario al processo secondario, da un qualcosa di inarticolato a qualcosa che è più articolato e comprensibile per gli altri.
Ma questa sarebbe, come dire, una versione della scrittura come attività traduttrice, come forma di trascrizione, come modo per, anche restituire dignità a dei vissuti che possono essere stati taciuti per troppo tempo. E qui la funzione terapeutica, di sfogo della scrittura, quella dimensione di costruzione di una forma di contenimento simbolica per la dimensione reale dell'esistenza. Ma c'è un altro lato della scrittura, che è quello appunto quando diciamo del si scrive, e che si scrive qualcosa che va al di là del senso, va al di là della comunicabilità, va al di là dell'idea stessa che noi vogliamo adattare il nostro vissuto a un codice linguistico già preformato. Io, rispetto a questo, faccio sempre l'esempio di Stephen Mitchell, uno psicanalista relazionale che raccontava della propria figlia che quando era piccolina faceva una colazione e gli aveva chiesto del succo d'arancia, storpiando le parole. E Stephen Mitchell aveva detto alla figlia di dire le parole per bene, come vanno dette. Poi si era detto, forse in quel momento lì in cui stava iniziando mia figlia adattare bene le sue parole a un codice linguistico formale, corretto, alla grammatica, le stavo rovinando la vita. Perché? Perché in quel momento lì, come ha raccontato anche in un racconto lo scrittore Giorgio Vasta rispetto alla sua nipotina, con cui ha fatto una battaglia per qualche mese rispetto al gioco dell'oca, che la nipotina si ostinava a chiamare il gioco dell'ota. E lui a un certo punto si accorge che lei si ostinava a storpiare le parole perché in quella storpiatura delle parole c'era un gusto del linguaggio che va al di là dell'idea che il linguaggio serva per trasmettere un significato, ma il linguaggio è una sorta di aurora di godimento, un modo per godere della lingua, del suono, prima ancora che il suono abbia acquistato un significato. Quindi in quel qualcosa che si scrive, potremmo dire, si scrive il ritmo del linguaggio come suono, il ritmo del linguaggio prima ancora che ha acquisito un significato. Carmelo Bene diceva a proposito del rapporto tra significante e significato, prima che noi abbiamo messo il sasso in bocca del significato al significante. Perché? Perché ci sono dei suoni che fino a quando noi non li traduciamo in un significato pieno è come se mantenessero ancora la loro forza. Nel momento in cui cerchiamo subito di spiegarli è come se ci perdiamo qualcosa. E qui la poesia è l'esempio eclatante di che cosa vuol dire provare a scrivere qualcosa che ci scrive. Ci sarebbero altri punti che mi piacerebbe mettere in luce in occasione di questo convegno che faremo ad Anghiari. E ne aggiungo soltanto un altro, ed è il rapporto tra vita e scrittura. Pontigia consiglia di essere sempre lucidi, nei momenti che si vivono, però allo stesso tempo dice che la scrittura, la pratica della scrittura ci fa vivere anche certi momenti diversamente, perché la pratica della scrittura può intensificare la nostra attenzione alla vita. Nella pratica della scrittura noi rimaniamo sempre in contatto con quell'inquietudine di fondo che ci fa essere non del tutto alienati, potremmo dire, alle domande, alle richieste, alle attese, ai doveri della società, anche dei nostri ruoli che interpretiamo. E quindi rimanere fedeli a quell'inquietudine è rimanere in qualche modo sempre un po' erranti, sempre un po' al di fuori di una definizione piena di sé. Di una definizione piena di sé in un io, perché potremmo dire che senza la scrittura non esiste qualcos'altro, senza la scrittura non esiste ciò che ci smonta un po'. Certo, in alcuni casi potremmo dire che la scrittura può essere sostituita benissimo dall'amore. In effetti, tra la passione per la scrittura e l'amore c'è un grande legame, e su questo però sarà un altro video.